Ciao ragazzi, siamo in questo nuovo video, sono sempre io, Free to Buy, e siamo qui per parlare di videogiochi d'estate. Allora, come noi sappiamo, i videogiochi d'estate sono veramente rarissimi e soprattutto scarsi, che quando un gioco esce d'estate, la sento c'è un parco di giochi molto ampio. Per esempio potrebbe essere quest'anno Red Dead Redemption 2, infatti come notiamo i giochi buoni escono a fine estate o inizio autunno, come può essere Red Dead Redemption 2, lo stesso tempo i FIFA e PES. E quindi io penso che un produttore ente furbo faccia uscire i propri giochi quando non ci sono molti altri, che sennò se il tuo prodotto generalmente viene sottovalutato anche se è buono, passa in secondo piano, come può essere un Assassin's Creed Odyssey, che sarà praticamente uguale ad Origins, però con qualche caratteristica che non so fino a quanto, a che punto potrà essere intesa. Quindi io direi, invece farò uscire a ottobre. Lo so che molti me l'hanno male, ma perché non posticiparlo, migliorarlo graficamente e migliorarlo in tutto proprio, perché per me sarà un flop quel gioco, fidatevi. E far uscire a inizio estate sarebbe interessantissimo. E quindi questa sarebbe una mia idea sui videogiochi d'estate. Non so che altro dirvi, che vedo perché deve esserci sempre quella cadenza. Perché invece il gioco deve sapere quando deve uscire per molti produttori. No, devi posticiparlo. Mi ha fatto la Rockstar, che Red Dead Redemption 2 doveva uscire, non sapete, tipo l'anno scorso doveva uscire, a fine 2017, ma uscirà a fine 2018. Va bene ragazzi, questo era il mio parere, quindi ci possiamo salutare qui, ciao!